Ok, allora adesso vi mostro qualche acquisto di Pupa perché vi avevo detto che ve li avrei fatti vedere, quindi sono molto felice di mostrarveli in questo vlog. Spero tra l'altro che vi stia piacendo, non lo so, però mi sto impegnando. Questa è la bag, ho speso un pochino di soldini, però vabbè. Allora, ho preso questa qui che è una maschera levigante, vi farò sapere poi come mi trovo. Poi ho preso questa qui che è una maschera idratante che ha anche la capacità di mantenere l'idratazione della pelle nel tempo e quindi di creare una bella pelle, non so se mi spiego. Non c'è luce in questo video perché di solito mi vedete più luminosa, però vabbè, bene o male riuscite a vedere, insomma non è proprio così drastico. Poi ho preso questa che è una matita marrone che volevo provare per qualche look e però non c'è scritto niente. No, vabbè, matita marrone sempre di Pupa, vedete, c'è scritta qua, ok? Così ve la posso mostrare. Poi ho preso un'altra maschera, questa qui invece è illuminante, ha l'obiettivo di uniformare l'incarnato e dare molta luminosità alla pelle. Se vedete comunque anche questo pack mi piace molto, di queste maschere o comunque di tutti i prodotti che vi mostro. E in generale mi ero anche segnata sulle note del mio cellulare di parlare di questa cosa, che quando vado a fare un acquisto o quando devo fare qualsiasi cosa in generale, per me influisce tantissimo, ma veramente molto, il pack di un prodotto, anche il pack secondario. Quindi forse per le aziende in generale lavorarci tanto vale la pena, perché almeno su di me, ma credo in generale un po' su tutti, influisce veramente tanto e fa la differenza, quindi sì, tenete conto di questa cosa se in qualche modo può essere d'aiuto. Poi sto realizzando tantissime cose per voi, quindi spero che vi faccia piacere. Poi in inverno sicuramente sarò meno attiva e meno costante come adesso, questo proprio sicuramente, mi dispiace tanto, però vabbè, c'è la TV accesa quindi stavo guardando un po'. Qui cos'è? Aiuto, ok, ce l'ho fatta. Prossimo acquisto, questa maschera rigenerante che ha l'obiettivo di dare un aspetto sano e sicuramente molto più lucente alla pelle rispetto a com'è. Queste maschere le testo anche insieme a mia mamma, quindi quando vi do dei feedback o comunque delle recensioni, delle risposte, avete anche una sorta di suo parere in quelle che desidera provare, perché lei ha bisogno di tutte cose che la possano aiutare per quanto riguarda l'aspetto lenitivo, illuminante, idratante, non troppo aggressivo, perché ha la pelle sensibile, molto molto sensibile a mia mamma. Poi ho preso questa matita qua, che è una matita lilla di questo colore qui. E non vedo l'ora di provarla. Vorrei capire come si apre. No, vabbè, non fate queste cose. Non si morde la matita. Comunque no, volevo aprirvela, ma vedrete in un altro video. Comunque matitina lilla per fare un sacco di look di make-up, che non vedo l'ora tra l'altro di registrare. Di registrare per voi, anche perché contenuti beauty. Ero un po' corto di idee, nel senso che ce n'è uno che voi avrete sicuramente già visto, credo. Penso di sì, credo di sì, che è il video, quello dell'eyeliner. Però sui contenuti beauty ho un po' paura, non sono bravissima, no. Non lo so, quindi vediamo un attimo. Ok, dopodiché ho anche questa qui che è una maschera anti-inquinamento. Peel off, sempre così un po' olografica, mi piaceva molto. Ultimamente con le inquadrature sto facendo un po' un mix, cioè in questi giorni, mi prendo quest'attimo, in questi giorni vedete le inquadrature, le luci, il movimento del telefono, della fotocamera, un po' di confusione. Io ho molta confusione a livello fisico, a livello psicologico, quindi non mi privo di fare una cosa che mi piace molto, quale i video YouTube, ma portate pazienza se non c'è proprio il se
se non c'è proprio il massimo di professionalità, perché soprattutto questo che è un vlog, figurarsi, ma anche negli altri video cerco di essere anche un po' spontanea per farvi capire che si può stare male, si può soffrire, ci sono dei momenti in cui non si sta, cioè non so se capite il meccanismo. Comunque questo qui è un ombretto che non c'ha niente, quindi eyeshadow bump di Pupa, belli questi pack, comunque mi piacciono molto. E ve lo faccio vedere, è così, doratino con la sua palettina che elimino già perché tanto non la utilizzerò. E ve lo faccio vedere. La cialda è bella compatta, mi piace, spero che sia anche duraturo. Comunque è così. Magari da adesso non rende, però si vede la sua luminosità. E comunque tutto l'ombretto è così molto luminoso. Spero che rimanga e persista anche negli occhi, nella durata. Questa confezioncina qui comunque mi piace, bello, portatile. Mi piace molto. Dopodiché ho preso questo qui, che ora vi mostro, che è un eyeliner per variare. E perché secondo me era interessante come cosa, anche per fare qualche disegno, qualcosa, adesso vediamo. Lilla, quindi questo qui, e ve lo faccio vedere. Me lo aspettavo un po' più scrivente, un pochino meglio. Vediamo, insomma, sembra più un marroncino sbiadito. Ah, c'è la pallina, allora va un po', forse... maneggiato quando si utilizza, vediamo se va un po' meglio. Sì, forse sì, dai, non è malissimo. Comunque lo proverò, vi farò vedere, sapere anche come mi trovo eccetera. Qui rende già di più. Poi altra cosa, due ultime due cose, e tutte queste cose qui non vedo l'ora tra l'altro di testarle. Ho preso questo ombrettino qui, molto semplice. Questo è il numero... Ma perché non dicono niente? Ombretto ombre a paupières. Non dice, ragazzi. Comunque di questo colore qui, lo vedete anche lì. Perché non so se vi ricordate quando facevo il make up Lilla, che vi ho fatto un video anche tempo fa che vi lascio qui, molto interessante. Utilizzavo sempre questa cialdina qua, l'andavo a cercare eccetera, almeno adesso così ce l'ho. Preferisco le palette, però ogni tanto compro anche qualche ombrettino così sfuso, mi è capitato più volte. Vediamo se... bello! Anche molto cremosino, la texture molto particolare, mi è piaciuta. Bello, bello, bello quello lì, beh, questo si vede molto, molto particolare, molto bello. E infine abbiamo questo qui, che si chiama Sunset Blooming Tropical Blush. Io ho preso la colorazione 01, se non sbaglio, sì, in negozio. Ok, vi faccio vedere l'ultima cosa, scusatemi, ma c'era mia mamma che è andata, è passata. Bello, questi pack fatti così mi piacciono. Lila, patatina! C'è la cagnolina. E ve lo faccio vedere. Molto 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 bello, non vedo l'ora di provarlo, tra l'altro pazzesco. Bene, detto questo, io ora sistemo tutte le cosine che ho fatto qui, vi ho fatto vedere tutto quanto, continuo a fare delle cose per voi e vi aggiorno più tardi. Adesso sono le 8, quindi ci vediamo più tardi. Allora, vi do un aggiornamento generale per farvi capire un po' come sono messa. Sono le 9 di sera e per forza di cose devo portare a termine tutti i miei progetti. Allora, ho cenato, ho mangiato tipo delle frittatine buonissime. La cagnolina poi ve la faccio vedere prima di andare a letto, spero di ricordarmi. Spero che stia venendo bene anche questo vlog, ma quando non caricavo i video su YouTube e registravo e filmavo e ero tipo con la fotocamera spenta, era così, cioè nel senso vi portavo con me in giornate molto easy, molto basiche e normali, anche per farvi vedere la quotidianità di una persona, ma ero anche più piccola, cioè con... Sì, non con quella testolina che ho adesso. Allora, mi sono anche resa conto di una cosa, che ho fatto una riflessione riguardante le conoscenze, ma magari quella ve la faccio dopo. Adesso non so se avete capito, ma è un vestitino un po' svolazzante così con la manichetta. E adesso devo fare una cosa per voi assolutamente, che è tipo una cosa che manca. Dopodiché devo registrare un contenuto beauty
E pulire assolutamente i pennelli. Poi devo passare dalla Clea e vi devo far vedere anche le cose che faccio la sera, tipo tutto il resto, la parte che manca che non vi ho mostrato in questo momento. Credo che questo colore mi stia molto bene, mi doni anche con la piastra che ho fatto i capelli. Belli, ci sta. No, essendo che sono struccata, però volevo truccarmi, è anche un po' strano per me comunque essere così. Comunque, vado a fare queste cose. Mi sembra di aver mostrato gli acquisti, eccetera, quindi sono molto felice anche di questo e vi riaggiorno più tardi. Spero che quello che sto per fare venga bene, state felici e tutto, mi fa super piacere e soprattutto grazie anche per il supporto, ma cerchiamo di supportarci a vicenda perché anche questo per me è molto importante, ovviamente. Allora, aggiornamento serale. Ho finito di creare delle cose e prepararne altrettante per voi. Però non sono riuscita a pulire i pennelli e a creare un contenuto beauty tipo in allegato per farvi capire. Quindi lo farò domani, però non è un problema perché essendo che sono due cose beauty, mi va bene in questo senso perché riesco a farle vicine, però non lo vedrete nel vlog, ma avete tantissimi video di io che pulisco i pennelli, ve ne lascio qua anche uno, quindi non c'è problema. Poi siamo andati via a fare una passeggiata con la cagnolina, vi avevo lasciato le clip e tutto al Mac e ora sono qui ed è 1:25 di notte. Di solito a quest'ora io mi metto qui tipo un pochino, edito i video e la sera ne edito sempre uno ogni sera, quindi stasera è il momento di editare quello di Rama, ma che voi l'avrete già visto e avrete anche visto un connubio di cose in questo vlog, però non importa. Il discorso che vi ho fatto prima è importante, quello sullo stare male, e vi faccio adesso il discorso, quello che vi dicevo sulla conoscenza, che tipo mi capita tantissime volte, in tantissime situazioni anche, tra l'altro, di ritrovarmi con delle persone che però tipo io gli dico la parola che manca in quello che loro vogliono intendere e questa cosa mi fa piacere perché ci sono certe nozioni che magari altre persone non sanno. Non so come spiegarmi, però proprio a livello di concetti o a livello di parole con un lessico un po' più specifico, un po' più alto, mi piace il fatto che certe volte mi ritrovo a suggerirlo io il termine che manca, ok? E per quanto io faccia pensieri brutti sul futuro, non sappia cosa fare del futuro, eccetera, almeno in un certo senso questa cosa un po' mi rasserena. Non so se mi sono spiegata, ma non importa. Comunque adesso sono le 1:30, quindi io mi dedico a editare questo video, poi di solito faccio un po' un momento così svago, sono un po' su TikTok, prevalentemente rispondo a qualche direct. Preparo alcune cose, qualche materiale per voi, perché comunque sono in vacanza, sono tranquilla, poi scrivo con qualche mia amica, così insomma più o meno va così la serata. Poi vi farò vedere comunque il continuo più tardi per farvi capire anche come funziona. Stasera tra l'altro c'è anche mio fratello che mi sta facendo compagnia, che è accanto a me qua. Perché deve aspettare. C'è scritto Tokyo 2020 sulla TV e vuole aspettare qualche gioco da vedere, non lo so, in TV, quindi mi fa compagnia, ma non perché vuole farmi compagnia, sta Vuole qui. portare qualche gioco sulla TV. Non perché vuole farmi compagnia, sta qui soltanto perché ci sono quei là, quei cerchietti, cioè perché deve vedere questa cosa sulla televisione, ma se no se ne andrebbe a letto. Vuoi salutare? No, non vuole salutare. Magari in un futuro diventerò famosa. E lui mi dirà: Anna, dai, fammi salutare nel vlog. E però io le dirò no, perché quando io non ero famosa tu non venivi da me. Vabbè, ci rivediamo più tardi. E comunque mi ha chiesto metà del crispy. Prima mi ha chiesto metà crispy perché
Voleva mangiarsi metà crispy. Comunque ha detto che vi saluta. Ciao ragazzi. Allora, non mi sono dimenticata di voi, non preoccupatevi. Soltanto che ho fatto delle cosine e quindi mi sono concentrata in queste e non mi sono concentrata in altre cose. Allora, come prima cosa vi consiglio un sacco queste cosine qua, o anche alla pizzaiola tipo, di Forno Ludovico, perché sono una cosa tipo di buonissima. Ne ho mangiate 4 in una settimana, sono veramente molto buone. E anche questo qui che è il tè del Mac, che è tipo diluito con l'acqua, mi piace tantissimo. Vado lì soltanto per prendere il tè a volte. Buonissimo. Allora, sono riuscita a finire tutto quello che dovevo preparare per voi. Domani ovviamente continuerò, sarà un'altra giornata, eccetera. Non credo di aver lasciato nulla in sospeso, se non appunto quelle cose lì dei trucchi o comunque beauty che vi avevo detto che sistemo meglio domani. Volevo dirvi 2 o 3 cosine, ma non mi viene in mente. Ah, se avete dei film romantici da consigliarmi, e se sapete quando tipo il telefono abbassa la luminosità, come si fa ad alzarla? Non che io non lo sappia, ma intendo, a volte la abbassa automatica. Tipo si vede che è un po' spento rispetto al solito, quindi non so se avete capito. Comunque, se sapete come lasciarlo sempre bello luminoso al massimo, ma che sia anche luminoso il telefono, aiutatemi. Detto questo, se mi scrivete giù nei commenti un orario di pubblicazione dei video, forse sarebbe meglio, perché cerco di farvene uno al giorno, ma i video sono un po' sempre così incasinati. Quindi fatemi pure sapere nei commenti giù qual è il vostro orario preferito di uscita e di pubblicazione dei video. Vi ringrazio per la compagnia, per aver trascorso questa giornata insieme a me, per essere stati con me. Mi sono dimenticata di dirvi che di solito intanto sono le 3:40 di notte e io sto tantissime volte su, così tanto anche per preparare delle cose per voi, quindi insomma apprezzate. Dopo vi volevo dire che solitamente quando arrivo a questo momento della giornata mi lavo i denti, faccio la skincare, le mie cose, faccio la doccia e poi vado a dormire. Questo è solitamente quello che faccio, ma lo avete visto anche negli scorsi vlog, più o meno non è cambiato, soltanto che la scuola magari passavo, facevo tante altre cose, insomma. Fatemi sapere anche se vi va di rivedere altri vlog così, insomma, se i miei video, cosa pensate, se c'è una tipologia che vi piace di più o di meno, non so. Grazie per la visione.